Allora, io andrei un attimo avanti. Sì. Il Buccianeva. Il Buccianeva. Il Buccianeva che vola, il Buccianeva. Buccianeva! Trasferimenti, fine, trattative. No, non esiste proprio. Non esiste, no, non esiste, no, non esiste. Cateravai. No, io non ho terzino destro, non si deve, però. No, allora. Io andrei ancora avanti. Andiamo ancora avanti. Sì, amichevoli. Le amichevoli, me ne frega niente, amichevoli. Non le gioco, le amichevoli. Non le gioco le amichevoli. Avanti. Allora. Vediamo che cosa succede qua. Scusate. Sì, vabbè. Ok, tutto è come cacciare. Tutto molto bello. Avanti. Signora, avanti. Voglio arrivare al giorno della prossima partita. Dopodiché, penso ci fermiamo a questo punto. Perché sì, abbiamo. Poi, la prossima puntata avremo altre due partite. E chiusura di calciomercato. A questo punto direi di sì. Direi di sì. Anzi, no, che c'ho voglia di giocarne un'altra. Il fatto è che c'ho voglia di giocarne un'altra, solo che non lo so. Non lo so, non lo so. Fatemi vedere un attimo il programma. Stiamo appena giocando un'altra, che poi c'è questo. Passa il tempo per queste due cose. Per amichevoli internazionali. E poi riprende questo Pamburi. Vabbè, senti. Per oggi ci fermiamo qua. Per oggi ci fermiamo qua e ci appuntamento al prossimo puntata di questa serie. Su IFUBO per 2020 con i nostri squalotti. No. 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 Qualcosa mi dice di giocarne un'altra. E oggi ne giochiamo un'altra. Oggi 3. Avanti. Non sono contento. Non sono contento. Oggi ne giochiamo 3. Avanti. No. Impostiamo le marcature. Lui su di lui. Lui su di lui. E gol su. Vince. Ah, questo. Ok. Ok. E poi però schema di gioco. Voglio vedere ancora meglio. Allora. Dove? Ah, Wagner, oltre a essere più forte, è anche più in forma, quindi me lo porto. Luguercio è proprio a terra completo, quindi che posso fare? Absalone neppure a terra, quindi Madre santissima, va bene, io direi per ora li teniamo, iniziamo così, iniziamo con questi, poi eventualmente sostituiamo i due esterni, sostituiamo eventualmente i due esterni, vabbè. Cos'è? Gentiletti più in forma di Goals però, eh? Ma Goals ha bisogno di un taggio, ma io ho bisogno di. Ma io ho bisogno di cosa? Vabbè, sentite. Andiamo. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Salve a tutti! Eccoci! Perché ho detto salve? Non lo so, sono rincoglionito, va bene. Terza partita di questa puntata. E siamo qua. E signori, siamo qua. Siamo qua. Ah. Siamo qua a giocare questa partita che credo assoluto sarà la terza di questa puntata. Sì, io così ho voluto giocarmi una partita in più. Questa puntata durerà qualche minuto in più del solito. Sarà un po' più lunga del solito, però sì, oggi mi è girato così. Voglio giocarmi una terza partita e me la gioco. Poi io. Poi me la vedo in fase di montaggio. Comunque. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Ok. Frire. Vabbè. Sopru, Sopru, Sopru! Sopru 9-1-0. E Ale! E alle 1-0, dai. Dai ragazzi, dai ragazzi, riprendiamo a marciare. Riprendiamo a marciare, signori, riprendiamo a marciare.
E allora 1-0 Punteggio di 1-0 all'effetto. avanti. Dopo questo Dai lancio, i prossimi ragazzi, minuti dai saranno ragazzi, fondamentali per capire che dai direzione prenderà la. ragazzi. Ahi. Là. Niente. Se la cava la Oh, ripresa, però. allontana Yara, stanno Sopru. correndo. Conclusione. Sopru. Palla allontanata senza Va problemi. bene, dai. Va bene, va Sarebbe bene. stato Va davvero un bene. gol Va bellissimo bene. segnato. Non sono stati in grado di fermarlo ed è Area riuscito a piccola, in the sfondare box. proprio centralmente. Di certo In the non si box. perdonerà di aver sbagliato. In the box. Luquercio, niente. Quale tiro! Fermo. Quello sarà Sono messi Fernandinho, in fuori. presumo. Incredibile, Ha non ha preso approfittato di questo anche regalo. lui. Oh, male. Di là. In Palla verso il mezzo. centro. Prova la conclusione. Sapro. Niente. Ottima l'azione. Avanti. Scatta verso il pallone. Ride. Ridalla Luquercio. Cerca lo Bravissimo sbocco. Luquercio. Ricerca la Sopru niente, conclusione. porca. Poggia di qua. Ok. Fride da fuori. Niente. Fine. Palla fuori Fine dal primo pallone. Finisce tempo. così il primo tempo. Le squadre escono in campo per i Signori. primi 45 Ce la minuti. stiamo difendendo Nessuna bene, rete ce nei la stiamo 60 giocando minuti, ma la abbastanza partita bene. cambia. Come ci siamo giocati bene tutte le 45 partite di minuti questa dopo il puntata. punto di Luca Marchetti. Credo che L'unico sia problema è davvero che poi l'ennesima arrivano sempre occasione le beffe, quelle persa dal brutte. Lazio perché hanno E trovato più quella, la convinzione cosa davanti. brutta, cosa che dispiace è Adesso quella, devono sono le commettere beffe quando l'errore di arrivano. chiudersi in difesa. Quelle sono brutte. 1-0 al termine di Quelle questa sono prima brutte. Cioè, chiamiamo un frazione. fallo Vedremo in linea. se ci Adesso, saranno mangi di magari tempo in difesa. chiudiamola, vediamo se Nemmeno il riusciamo a tempo chiudere li questa concluderà, partita. ma lì si Per una rischia di volta nella sempre. vita riusciamo a chiudere un certo anticipo, Un solo gol fare di differenza una, sta un finale decidendo il di match. partita sereno e tranquillo, se si può, non sarebbe male. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi, Fride, 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 Arrivano le reparti niente, vabbè. avversaria. Però se la riprende. C'è un'opportunità, attenzione Turca, al tiro. Salvato dal Turca pallone. miseria. È lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Fride. Bene. Bel C'è un bel movimento di pallone in Sapro. profondità. Bravo Sapro, C'è bravo spazio per Sapro. calciare. Bravo Occasione. Sapro! Gol. E hanno avuto Mamma un mia ampio, adesso lo Sapro! possono gestire Il con più Sapro! calma. Il Sapro! Il Sapro! Passo agile Bravo Sapro, inarrestabile. Tempismo benissimo! Mi è perfetto e piaciuto sto conclusione movimento a vincente. tagliare! Magnifico. Mi è Ha piaciuto colpito con proprio! istinto e lucidità al tempo E giusto. Ale! Quando A sei titolare giro! di rigore non è facile mantenere il Ed è passo con calma, 2-0! ma lui non si è fatto intimorire. Bene così, dai, bene così. Sono un po' più tranquillo. Non lo sono proprio tranquillo Si del tutto, riparte ma da un sono un netto po' più 2-0. tranquillo. Un gol Dai determinante ragazzi, con dai tempo di ragazzi, fiato dai possono anche ragazzi. permettersi di Con gestire. la calma, gestiamo. Gestiamo benissimo. Luercio. Dai che l'ho visto. Prova a Benissimo. perderla Bravo, con la Sapro mano ancora. e passa. Mamma Colpisce mia, Sapro. No, sempre vabbè. allo No, spiano. vabbè. Davvero No, vabbè. bellissimo questo. Sapro un nuovo Bellissimo. superstar. No, vabbè, cioè, 3 ragazzi. gol di vantaggio. Si spegne la luce per No, gli vabbè. avversari. La conclusione è stata bella, ma è l'idea di giocarla così che Niente, ti rende non. fortunato. Tripletta, Cioè, hat-trick. Che partita non. eccezionale la sua. Questo È folle incredibile come sia sempre nel Ciomburi posto giusto al momento giusto. perde una partita incredibile. La scorsa partita di campionato. Recupera la qualificazione alla finale Firenze di comunque, Coppa sotto gli Tai apporti di forza sono chiari a al momento. partita qua Sicuramente praticamente cercherà di persa, la rimette approfittare in per piedi, rimontare il recupera pareggio. e alla fine vince. Cerca di sfruttare gli Poi spazi arriviamo dell'avversario qua che è libero di creare pericolo. e si vede questo, Centrosinistra. sta opera d'arte, io non Sicuro qui so. l'intervento del Chi portiere. siamo noi in realtà? Qual è il vero Ciomburi in realtà? Il discorso Non si qualificazione sembra capisce ormai qual è il chiuso. La vero tentazione Ciomburi. di abbassare i ritmi Non della riusciamo a manovra è tutto capirlo. È una giustificato. squadra dai mille facce, Scatta dai verso il mille pallone. volti. Non lo si capisce. La Non allontana lo si l'avversario. capisce. Per il No. contropiede. No. Bravo L'azione si stava così. facendo pericolosa, ma ha preso bene il Ok. tempo e si è messo in mezzo. Bravissimo, vai, vai, Prosegue Cejas. Vai, Cejas. la sua Cejas. corsa. Prova a tirare. No, Sbaglia la vabbè. No, parata. no, 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 va. Sbaglia. No, Palla vabbè. fuori dal No, pallone. vabbè. No, vabbè. Io ho detto. C'era sulla Ho
Cioè, ho visto il portiere che stava lanciando fuori dai pali. Ho detto, boh, proviamo sto pallonetto. Tanto per. Mi sembrava corto. Beh, questa è una cagata. È finito, è venuto male. No, invece no, vabbè. No, vabbè. No, vabbè. No, vabbè. No, vabbè, ma stiamo, cioè, alla Totti. Alla Totti questo. Questo mi ricorda un gol di Totti in un Inter-Roma. Un gol fatto non la stessa azione, però più o meno stessa zona di campo a pallonetto. A pallonetto così. Inter, era un Inter-Roma. Un Inter-Roma. Gol di Totti così. No, vabbè. Passaggio di consegne tra no, ragazzi, io non... Che dire? In effetti non ne aveva più. Che cosa dire riguardo? Vabbè, comunque 4-0. Dai, siamo tranquilli, insomma. Dobbiamo solo portarla a casa, insomma, penso ce la possiamo fare, no? Dai ragazzi. E che caspita, dai ragazzi. Attenzione. Bravissimo. Goals. Scejas. Sapruele. Vabbè. Chiudiamo con una ciliegina. Poker di Saprunov, signori. Poker di Saprunov. Stanno cercando di migliorare le loro statistiche sulla differenza. Vabbè, il bomberone russo. Il bomberone russo vuole. Il bomberone russo decide di salire in cattedra. Comunque, vabbè. Partita fantastica. Veramente fantastica. Oh. Cioè, ci voleva. Ecco, ci voleva una partita. Ci voleva una partita così per. Ah, un attimo risollevarmi. Domina 11 tiri a 0. Non hanno tirato in porta. Ci voleva una partita così per. Ah, respira di nuovo. Il Singa vince, il Burian vince pure, te pare. E quando mai? 14 punti ormai dal Singa. Shanghai 3 soli dal Burian United e quello importerà. Ormai la corsa la facciamo sul Buriram ormai. Mentre il giorno delle trattative, che quelle trattative ci devono essere? Mi scusi, io vorrei capire un attimo. Ah, beh, Kufval. Come si chiama il giocatore? Fatemi vedere. Kufval. Proprio giovane di belle speranze, 31 anni. 69, d'overall, 31 anni. Ma bene, mi piacciono i suggerimenti. Bello. Però la prossima abbiamo lo scontro diretto col Buriram. Facciamo una cosa. Si gioca pure questa col Buriram e questa registrazione la dividerò in due. A questo punto la dividerò in due. E si gioca anche questa col Buriram. Avanti, dai. Avanti così, dai. Due partite a puntata e dividiamo in due questa registrazione. A sto punto facciamo così. E amen, ecco. Bene, Mbappé. Allora. Messaggi. Allora, trattative per Sungic e Pelle. Allora. Vabbè, Mbappé, sì, ok, tutto molto bello. Allora, trattative. Allora, Sungic e Pelle. Allora, Sungic è un 66 overall. Ce ne abbiamo Gentiletti. Sacco. Sì, Sungic ce lo leviamo. Pelle, io su Pelle me la voglio pensare un attimo, perché comunque sì, è diventata terza punta, però la terza punta può servire sempre e comunque. Se magari non è in forma Wagner, ma Wagner è sempre in forma. E ci vendiamo Grazianone, così.
E quindi ci vendiamo così Grazianone? Perché eventualmente qualche altra punta ce l'abbiamo in casa. Non è che ci mancano le punte in primavera. Allora, Sundic, quanto m'offrono? È quasi il valore del giocatore. Sundic, accettiamo i termini. Ok. Per quanto riguarda Grazianone, allora Grazianone ci offre un 18 milioni di euro, più del valore del giocatore. E però è Grazianone, fulcro del gioco, grazie. Però c'è Wagner che va come un treno. Allora, io questo è la prezzi previsti per lui e quelli previsti per Wagner. Oh, se serve una terza punta ce la prendiamo la primavera, ne abbiamo tante. Dai, accetta termini. Dai. Ciao Grazianone, ci liberiamo di un ingaggio abbastanza grosso. E così eventualmente abbiamo possibilità anche di, insomma, di prendere i giocatori con un gaggio un certo rilievo. Bene. Bene così. Ora a questo punto avanziamo, andiamo avanti un po'. Io non saprei però. Andiamo più che altro la partita, ecco, con il Chonburi United. E questa è da vincere. Questa è da vincere a tutti i costi. Questa è da vincere a tutti i costi. Beh, se ne vanno Pelle e Sundic. Ok. Gestione squadra. Schema di gioco. Adesso me la gestisco un attimo. Allora. Oh. È così. Wagner lo voglio alterare. Mi fuego. Ok. Ok, Absalonen è tanto in forma, Absalonen. Io mi sa che mi porto Absalonen adesso in panca, mi sa che in panca adesso mi porterò Absalonen. Andiamo alla partita. Schema di gioco. Allora, io Absalonen me lo porterò in panca al posto di Aung. Poi Colzentetti McCarthy ora però è quasi obbligato che non è più altri McCarthy e McCarthy resta lì dov'è McCarthy resta lì dov'è perché non ho altri centrocampisti centrali, ma c'è qualche altro giocatore. Carlo, allora io a sto punto, scusami, io mi porto Carlo Cesar, almeno una valida alternativa come terzino. Ok. Poi fatto questo, sempre impostiamo le marcature. Lui su di lui. Bouillon su questo. Palacios su Adler. Marvin Adler, il pugile che diventa. E vabbè. Comunque, signori. Ah, e questa tra l'altro è la partita dell'ex Aveldagno. Aveldagno, ex della partita, tra l'altro. Signori, fatto tutto, postato tutte cose, andiamo. Dai ragazzi. Eccoci! Avevano promesso per tempo e a quanto pare Partita non contro il Burnley c'è United, scontro nulla diretto per il senza secondo segnali, posto. nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni Direi perfette per una bella assolutamente partita di da pallone, vincere, sia cioè da non amici che a questi penso livelli non professionistici. I forse giocatori non del c'è neanche Sandoria si bisogno portano di dietro specificarlo. particolari alti verso il E dobbiamo fiorimento di vincere questa a tutti i splendida costi. serata. Dai Accompagniamoli ragazzi, allora dai nel loro ragazzi. slancio verso il bel gioco Dai delle palle. ragazzi, sono Esibizione di tifo sugli pronti. A uomo. No uomo no cry. No uomo no cry, manda via sta La palla. difesa riesce a spezzare l'azione. Ok. No, però, no, però, no, però, bene.
passa niente, come al solito. C'è il gol. E arriva così il gol del vantaggio. Troppo solo. Cosa possiamo aggiungere? È stato bravissimo a sfuggire ai difensori. Ah, sta cosa che non rispondo nei comandi. Io faccio. Sto in puttalaga nei comandi. È odioso, veramente odioso. Scatta verso il pallone. Dai. Testa e Ale! Subito la riprendiamo! Subito la riprendiamo! Sapro 1-1! E Ale! E Ale! E Ale! Oh! Adesso! Diamoci la fa! Dai ragazzi! Pressiamoli che si confondono! Forse sì! Fernandinho! E dai Fernandinho 2-1! E Ale! Grande Fernandinho! Bene così, dai! Su! Forza! Dai che l'abbiamo ribaltata! 2-1! Dai ragazzi! Fallo, sì. Assolutamente fallo. Va bene. Però così. E quasi sicuramente proverà la conclusione a rete. Cheias. Niente. Di nuovo Cheias e niente, porca miseria. Oh, bravissimo. Dalla sopra. Fallo di nuovo. Però qualche cartellino vogliamo dare? Lo vogliamo dare sto cartellino? Niente. Per forza, dobbiamo morire male. Va bene. Cheias. Niente. Oddio, riuscissi a battere una punizione in maniera decente. Niente. Fine primo tempo. Ribaltata la partita. Iniziata malissimo con... solito problema dei giocatori che non rispondono ai comandi, o meno non per tempo. Dopo quel gol che è infatti il loro unico tiro in porta, è stato tutto primo tempo squalotto, tutto primo tempo ciamburi, signori. Dominato, parte quello dominato, abbiamo fatto tutto noi. Adesso non molliamo, signori, non molliamo di un centimetro. È troppo importante sta vittoria, troppo importante. Dai ragazzi, passala, maledetto. Oh, grazie. Perché sta lentezza nei comandi? Dai, no, chiudi tu. Ma perché? Che cosa hai cercato di calciare? Sapeva esattamente cosa fare ancora prima che la palla. Oh, ma come ci vuole andare? Ok. Fernandinho prova a giro e va bene. Ho cercato troppo. Mi rendo conto, ho cercato troppo. No. Palacios. Porca miseria. Meno male. Allora, Frida. Bella, no, troppo, però va bene lo stesso. In mezzo. No. Quanto tempo fa avremmo dovuto chiuderla questa partita? Quante volte avremmo dovuto chiuderla questa partita? Va bene. Vai, Fride. Ok. In mezzo. Sopra. Vabbè. Cambi. Allora. Aspetta. Cambia. Allora.
Io direi Pisculicchi al posto di Cejas. Poi Absalonen al posto di Fernando Silva. E Wagner al posto di Saprom. Avanti, questi tre. Questi tre. Cerchiamo di chiudere la partita. Repic, in the box. Menz. Dai! 3-1. E Ale. Io pensavo di darla di testa a Wagner, però va bene anche così. Luguercio, 3-1. Oh, questo serviva. Serviva a chiuderla. Bravo Luguercio. No, portiere non è stato proprio irreprensibile, ma va bene così. Va bene così, signori. Dai, ragazzi. Dai, ragazzi. Dai, ragazzi. Absalonen. Absalonen. Vai, Absalonen. Vai, Absalonen. A Wagner. Oh, troppo esterno. Fuori appoggio. Absalonen, ma porca miseria. Dai, ma che piedi avete tutti. Vabbè, va bene, va bene. Alla possibilità di andare Andavi. sotto. Ma dove? È Ma intervenuto Vertonghen in rissa, perché? attenzione. Per quale Rimessa di caspita spalla di per motivo? Cavani. Era un'occasione pericolosa e sono stati Stava costretti a andando. ricorrere al fallo. Non si vuole mai arrivare a tanto, ma a volte è l'unica soluzione. Ci prova. Che Ecco. meraviglia, un gol splendido. Un tiro eccezionale. Ci aspetta un finale intensissimo dopo questo gol. E ha sfruttato alla grande questa occasione. No. Tecnicamente perfetto, non c'è che dire. Ha Non messo mi la palla esattamente freghi. dove voleva. Non mi freghi. Non E mi ora è tutto nuovo freghi. possibile. Stavolta si fa Avviene il gol finale. melina. Non mi Stiamo aumentando il fregate. tempo di recupero. No. Qualche istante e sarà Calmo. tutto finito. Con tutta la calma del mondo. Ale, 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 ale. La gran meline. Ale, 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 ale. Col che, col che. È tutto. Oh! 3 L'arbitro a 2, rimessa di spalla signori. per Cavani. Riagganciamo il Buriram. Forse siamo Sicuramente addirittura Vertonghen ha avanti per dimostrato sconti di essere stato in rissa per diretti combattere fino alla fine. o Abbiamo per assistito sconti alla vittoria di una diretti. sofferta espressione. O Vincere per una partita differenza, di per questo possibilità che calibro stiamo addirittura richiede avanti per sicuramente scontri diretti o tempo. differenza reti. Vediamo. Nel frattempo il Singh ha vinto. Aspetta, mi pare ovvio. Sì, siamo avanti per sconti diretti, perché vedo che la differenza reti adesso è uguale. Va bene, comunque, signori, io direi che noi possiamo salutarci qua e darci appuntamento alla prossima puntata di questa serie su eFootball PES 2020 con i nostri squalotti che sono riusciti a riagganciare, diciamo, il secondo posto. E adesso dobbiamo lottare per tenercelo. Ma prima si chiude il calciomercato. Detto questo, molto semplicemente, saluto di quanti voi e alla prossima.